Ciao Massimo, come stai? Benvenuto. Ciao Giorgio, bene, grazie per l'invito. Figurati, è un piacere. Scusa, oggi io ho un orzaiolo ad un occhio e mi renderà particolarmente inguardabile, però insomma l'attenzione è su di te e non su di me. No, vabbè, ma sei sempre molto attraente, quindi anzi io l'occhio... Grazie. Mi fa quest'area da pugile suonato. L'occhio gonfio. Non è che il Senti. mio gonfio. Senti, che storia c'è dietro questa immagine che hai scelto e deciso di condividere? Ma guarda, allora la foto è stata scattata durante un lavoro che stavamo realizzando che stavo realizzando con il gruppo di lavoro The River Journal, con Nanni Fontana, collega e amico, e Marzio Mian e Nicola Scevola, lungo il Po nel 2015. Eravamo alla ricerca di un personaggio che si chiamava il Re del Po e ci avevano indicato questo posto dove di solito lui va lì a passare il tempo. Siamo arrivati lì e ci siamo trovati davanti questa costruzione in legno recuperato dal fiume, e lui è un amante del fiume, recupera i pezzi di legno trasportati dalla corrente e poi ha costruito questa struttura con incastri vari. Sorretta solamente con incassi, non ci sono corde, non ci sono chiodi, non c'è niente, sono solamente incassi, però è una struttura pazzesca dove i ragazzi vanno a tuffarsi, lo usano come trampolino per tuffarsi. E chiaramente la scena che si è presentata, oltre alla bellezza della struttura, di per sé affascinante per come era stata costruita, ma anche la filosofia del personaggio, questo amore verso il Po, tanto da essere definito il re del Po. Abbiamo trovato appunto oltre a questa struttura c'erano due ragazzi che stavano giocando a tuffarsi nel fiume, no? Ed era perfetta perché c'era una condizione di luce buona, c'erano le nuvolette sul fiume, si apriva il fiume, e per cui siccome era la foto e il lavoro, anzi tutto il lavoro doveva essere pubblicato in 7 settimane sulla rivista 7 del Corriere della Sera, e il primo numero c'era stata richiesta anche una foto di copertina. Ecco, lì mi è sembrato subito, immediatamente mi è sembrato che quella potesse essere una situazione utile per una copertina, cioè buona per una copertina, perché c'era il fiume, perché c'era la struttura, perché c'era la gioia anche di vivere il fiume, no? Tuffarsi nel fiume. E quindi mi sembrava la situazione perfetta. L'ho scattata in orizzontale, pur pensandola come copertina, ma semplicemente perché io faccio fatica un po' a scattare in verticale. Per cui la foto poi in copertina è stata tagliata, non so se tu la mostrerai, ma comunque la foto è stata tagliata e si vede appunto il fiume con il ragazzo che si tuffa tra gli alberi, renderla quasi un paesaggio non del Po, ecco, come scena volevamo. Senti, a che tipo di progetto stavate lavorando? Ma era il racconto, in realtà erano delle puntate video, delle puntate, cioè è un servizio fotografico che poi appunto doveva essere pubblicato su 7, su il progetto Vento dell'Università di Milano, che è una pista ciclabile che collega Torino a Venezia. In sostanza dovevamo raccontare il fiume e il progetto Vento attraverso il viaggio, un viaggio dal delta del Po fino alle sorgenti, fino a Torino poi, e poi successivamente alle sorgenti, proprio per raccontare che cos'è il fiume Po, che vita c'è, qual è l'anima del fiume, ma soprattutto l'anima delle persone, dei posti che vivono vicino al fiume, paesi, città, storia, cultura, imprenditoria, cibo, natura, cioè è un mondo fantastico, per cui il progetto era l'idea appunto di raccontare quello che è il fiume Po e che cosa un viaggiatore in bicicletta lungo il fiume poteva trovare nel suo viaggio. Ok, senti, questa foto secondo me è abbastanza emblematica. In che modo secondo te può rispecchiare il tempo presente che stiamo vivendo, il post-emergenza Covid, il post-lockdown? Guarda, io la trovo la sospensione del volo, no?
questa sospensione, questo fermare il volo, sospendere il volo per così in uno scatto. È un po' la paragono un po' alla sospensione che stiamo vivendo noi in questo periodo. Vale a dire che prima il lockdown, adesso finito, siamo ritornati in una normalità che però di fatto non è una vera e propria normalità, perché continuiamo a parlarne del virus e sappiamo bene che il futuro, non sappiamo che futuro ci aspetta, no? Certo. L'economia come funzionerà? Boh, non si sa, ci sono vari diversi settori in crisi e siamo più o meno tutti nella stessa barca. Tornerà una seconda ondata di virus e bisognerà richiudere di nuovo, cioè non sappiamo che cosa potrà accadere, perché siamo in balia di un virus che ha colpito tutto il mondo, non una sola zona specifica dell'Italia o di qualche parte nel mondo, riguarda tutti. E forse anche un po' questa sospensione forse dovrebbe aiutarci e spingerci a fare delle riflessioni diverse rispetto al modo di intendere la società nel mondo. Parlo rispetto ai temi dell'ambiente, ed essendo su un fiume, no? È qualcosa che ti cioè, viaggiando spesso, lavorando spesso sui fiumi, mi rendo conto di quanto sia importante preservare l'ambiente naturale. Ma anche rispetto a cioè anche rispetto ai diritti umani, al modo di pensare un'economia un po' più sostenibile. Cioè, che io voglio dire, quel momento di sospensione è un momento più che altro che dovrebbe aiutarci a fare degli altri passi prima di continuare il volo dentro l'acqua. Senti, ma in questo tuo, diciamo, lungo viaggio, lungo il Po, in questo progetto, hai notato, hai percepito la violazione in qualche modo dell'ambiente, del territorio da parte dell'uomo? Beh, sai, Giorgio, l'uomo è ovunque, e dove arriva la sua presenza si sente, c'è poco da fare, dall'antropizzazione, ma anche alla trascuratezza, perché all'abbandono, perché per esempio la cosa che io due volte l'ho percorso il fiume Po, e la cosa che, e tutte e due le volte, quello che la gente diceva, la gente soprattutto di fiume, la gente che vive il fiume, la gente che è nata sul fiume, soprattutto persone di una certa età, quello che dicevano tutti è che il fiume era stato abbandonato. E anche quella è una forma di, come dire, di poca cura, no? Anzi, più l'abbandoni e più è possibile che poi ci siano sversamenti di liquidi inquinanti, è possibile che la gente vada a buttare i rifiuti, è possibile che la gente costruisca cose dove non si possono costruire. E quindi l'abbandono è, tutti mi dicevano questa cosa, che una volta il fiume era vissuto e adesso nessuno più si avvicina al fiume. Infatti quella situazione della foto è una situazione molto particolare, perché trovare una struttura così, trovare qualcuno che viva il fiume in quel modo, non è una cosa semplice, insomma. Non è facile trovare qualcuno che sia sul fiume e passare delle ore sul fiume. Quindi anche quello è un problema, oltre al fatto che comunque il fiume una volta era navigabile e adesso solo a tratti è navigabile, mentre invece potrebbe essere una buona via di comunicazione per evitare anche inquinamenti, insomma, un altro modo di trasportare le merci, anche le persone, perché no? Ok Massimo, il nostro tempo è scaduto, e è stato un piacere parlare con te, grazie di queste storie che ci hai raccontato e in bocca al lupo per tutto il tuo lavoro. Grazie Giorgio, grazie a te, grazie ancora per l'invito e grazie a tutti. Ciao. A presto, ciao ciao.